ospedale unico, non finiscono le prese di posizione naturalmente. Il nostro collega Paolo Zeriali ha intervistato sull'argomento Daniele Stival, assessore regionale della Lega Nord Veneto. Si parla di ospedale unico e lei ha una proposta un po' particolare, quella di chiudere Jesolo. Perché? Ma quattro ospedali nel Veneto orientale ormai tecnicamente, economicamente e anche dal punto di vista della sicurezza non stanno più in piedi. La programmazione regionale ancora del 2002 prevederebbe tre ospedali per il Veneto orientale e adesso si parla addirittura, appunto, come diceva lei, dell'ospedale unico. La qualità della sanità non la si misura con la quantità di ospedali, ma la qualità è data appunto da una concentrazione di ospedali. In questo momento il primo passaggio che dobbiamo fare, che è previsto anche dalle schede, è appunto inserire tre ospedali e l'unica soluzione che abbiamo in questo momento è l'eventuale chiusura appunto dell'ospedale di Jesolo, ospedale che, come ben sa la gente, in questo momento insomma tecnicamente non è all'avanguardia. Senz'altro Jesolo, essendo località turistica, ha bisogno di un ottimo pronto soccorso e quindi un punto di primo intervento e essere pronti per il primo soccorso è indispensabile, quindi quello è lì, bisogna investire semmai nella riabilitazione, ma non nell'ospedaliero, perché l'ospedaliero dobbiamo concentrare le forze per dare sicurezza ai cittadini. Però Jesolo è anche una roccaforte della Lega, questo come si concilia? Insomma, dobbiamo conciliarlo col fatto che dobbiamo dare un servizio sicuro ai cittadini e quindi dobbiamo essere coscienti che, se occorre, anche nei comuni dove governiamo noi dobbiamo porci il problema. Il problema in questo momento nel Veneto orientale della sanità c'è, dobbiamo ovviamente salvaguardare Portoguaro e San Donà di Piave perché sono le due città di riferimento e quindi per forza bisogna dare uno spazio e una dimensione diversa a Jesolo.